la vetrina delle idee. La tua azienda, il tuo negozio, la tua attività sotto i riflettori per parlare direttamente agli ascoltatori, per far conoscere ai consumatori i prodotti, le iniziative, le promozioni, le eccellenze del territorio. Buongiorno, benvenuti alla vetrina delle idee. Oggi la vetrina delle idee on the road, per la strada, in piazza. Oggi vi vogliamo parlare di una cosa che per i bolognesi è nel cuore, e voglio parlare con Luisa Caroli. Adesso vi dico solo che lei è il presidente del consorzio della Fiera di Santa Lucia. Buongiorno Luisa. Buongiorno. Allora, ho parlato della Fiera di Santa Lucia, che tutti quelli che hanno qualche annetto in più non possono non conoscere, non avere nel cuore. Dico bene? Sì. È la fiera natalizia tradizionale di Bologna da sempre. Dunque, allora, siete stati fermi per il lockdown, quest'anno siamo ripartiti, e volevo sapere innanzitutto quando siete partiti e quando finisce. Allora, siamo partiti il 12 di novembre e saremo qua fino al 26 dicembre, tutti i giorni dalla mattina alle 9 alla sera alle 8. Bene, quanti siete? Allora, quest'anno siamo un po' meno, siamo una ventina di operatori, qualcuno quest'anno ha rinunciato. Bene, probabilmente. Vedo dietro di te del Natale, quindi è la classica fiera di Natale. Vuoi raccontarci un po' le tipologie di banchetti che ci sono? Allora, abbiamo un bellissimo banco nuovo di presepi e ambientazioni natalizie, molto bello, delle palline classiche di vetro del signor Salman, che anche quello è un operatore storico. Tantissimi dolciumi, che a Bologna, alla Fiera di Santa Lucia, non possono mancare, e poi tanti articoli da regalo con idee anche nuove, artigianali, particolari. Ne parlavamo prima fuori dalla diretta, e proprio quelli che hanno qualche annetto, no? Come noi, io ricordo che mio papà mi portava e si andava a prendere le statuine e lo zucchero filato, che non poteva mancare. Sì, esatto. È un ricordo di tutti quelli che sono stati bambini a Bologna. È vero, è vero. Senti, da quando esiste questa fiera? Questa fiera qua sono alcuni secoli che c'è. Prima, anticamente, era in via Castiglione, vicino alla chiesa di Santa Lucia proprio. Poi non so, non mi ricordo bene qual è la storia, è stata spostata qua, e comunque sono circa due secoli che è qua sotto il portico dei Servi. Avete degli orari o siete sempre aperti? Allora, siamo aperti orario continuato dalle 9 della mattina alle 8 di sera. Quindi tutti i giorni. No, vai pure avanti. No, tutti i giorni fino a Natale siamo qua. E i bolognesi e i turisti e i visitatori ci possono venire a trovare nell'arco delle 11 ore tutti i giorni. Bene, e so che una volta alla vigilia di Natale stavano aperti anche più tardi, è vero, i banchetti? Sì, poi anche per la sera di Santa Lucia magari. Adesso il commercio serale non è più come era una volta, come tante cose che sono cambiate, però le luci piacciono, diciamo, e quindi stiamo qua anche un po' di più in quelle sere particolari. Bene. Quando dici è cambiato quello serale, per via di qualche brutto ceffo o perché la gente preferisce starsene a casa sua al calduccio? No, secondo me perché la gente preferisce stare a casa al caldo, siamo in inverno e quindi alle 8, alle 9 di sera qua ci sono delle temperature che non sono proprio gradevolissime, ecco. E quindi come la facciamo
Tutti i giorni. Sì. Come tutte le fiere, no? Praticamente possiamo comparare la fiera di Santa Lucia ai mercatini tanto decantati di Trento, Bolzano, perché questi sono proprio i classici mercatini. Come tutti i mercatini, dicevo, il sabato e la domenica fanno il pienone. Sì, anche qua abbiamo alcune giornate veramente piene, il weekend, l'8 dicembre, il 13 che è appunto il giorno di Santa Lucia, scusate, l'afflusso è notevole, però anche durante la settimana abbiamo visto che comunque ricominciano ad esserci anche i turisti. Strada Maggiore è una strada bellissima, dove ci sono delle cose molto belle e cominciano anche a essere conosciute e apprezzate anche dai turisti. Bene, ricordo che quel vociare che sentite, perché siamo proprio in diretta, siamo lì sul mercatino e non abbiamo detto una cosa, vabbè, noi i bolognesi lo conoscono tutti, ma dove si trova la Fiera di Santa Lucia? In Strada Maggiore, sotto il portico della Chiesa dei Servi. Quindi è quasi in fondo, un po' più in là della metà. È a metà di Strada Maggiore, è praticamente a metà. E non ci si può andare con le macchine se non avete il permesso, ma comunque ci si parcheggia intorno dappertutto, ci sono gli autobus, ne passano a centinaia di autobus lì. Sì, infatti, poi è una passeggiata dal centro, che è una passeggiata che si fa volentieri, ecco, non è complicato. Io tutte le volte che vengo alla Fiera di Santa Lucia parcheggio sempre in piazza 8 Agosto ed era un classico, perlomeno per me, fare Indipendenza, Rizzoli, Strada Maggiore. Esatto, esatto. E tornare in dri, come si dice. Esatto. Bene, direi, hai qualche cos'altro da aggiungere? No, io aspetto i bolognesi, i turisti, i visitatori molto volentieri, che saranno sicuramente contenti di venirci a salutare e a fare una passeggiata sotto il portico dei Servi. Io ricordo che questa trasmissione, oltre che andare in TV, è anche online sulle pagine Facebook, quindi tutta l'Italia può ascoltarla. Venite a Bologna, perché Bologna è una bella città, si sta bene e poi insomma vale la pena andare a trovare e visitare la Fiera di Santa Lucia. Io ti ringrazio, Luisa. Grazie a voi, grazie a tutti. E ti auguro un Natale felice, sereno. Buon Natale. E saluto te e i nostri ascoltatori per un'altra puntata della Vetrina delle Idee. Buona giornata a tutti. Grazie. La Vetrina delle Idee. La tua azienda, il tuo negozio, la tua attività sotto i riflettori, per parlare direttamente agli ascoltatori, per far conoscere ai consumatori i prodotti, le iniziative, le promozioni, le eccellenze del territorio.